non rallenta la voglia di casa degli italiani. Più di 2 anni di pandemia non sono riusciti a raffreddare il comparto dell'immobiliare, che si conferma come uno dei pilastri più solidi della nostra economia. A dirlo i dati 2021 dell'Osservatorio Immobiliare Nazionale della FIAIP, presentati nella sala conferenze dell'Associazione Stampa Estera a Roma. 2021 ha confermato come i risparmi delle famiglie italiane sono canalizzati in gran parte proprio verso l'investimento immobiliare. Quindi, secondo noi, il governo ha il dovere di proteggere ed incentivare questo investimento così importante attraverso delle politiche governative attive che siano orientate prioritariamente alla semplificazione e alla riduzione della fiscalità in ambito immobiliare e ad agevolare la transizione sia energetica che digitale delle nostre città per renderle più attrattive e più vivibile per chi le abita. Lo studio, elaborato in collaborazione con l'Enea e l'ICOM, ha evidenziato trend molto positivi per le abitazioni ad uso residenziale, più contenuti per immobili commerciali, uffici e capannoni. 750.000 compravendite, abbiamo avuto un incremento del più 34% rispetto al 2020 e il più 24% rispetto al 2019. Quindi ci riteniamo soddisfatti di come sia andato il mercato immobiliare nel 2021. Per i prezzi, nel 2020 si è chiuso per il comparto residenziale positivamente, quindi abbiamo avuto un lieve aumento riguardo a quello che sono i prezzi. La stessa cosa magari non si può dire per il diverso dal residenziale, perché il commerciale, il terziario e il produttivo hanno avuto una lieve flessione dei prezzi. Questo è uguale sia per le compravendite sia per le locazioni. Ci aspettiamo la stabilizzazione appunto dei prezzi del 2022, quindi reputiamo che ci possa essere un aumento medio del 3% e può essere maggiore per le grandi città, un 4% e un 2% più per i piccoli centri. Nonostante le tensioni legate allo scoppio della guerra in Ucraina e l'impennata dell'inflazione innescata dall'aumento del costo dell'energia, la domanda rimane molto sostenuta anche nei primi mesi del 2022. A frenarle piuttosto l'ancora limitata disponibilità di immobili, sempre più richiesti, ad alta efficienza energetica. Su questo fronte, ha ricordato Ilaria Bertini, direttore del Dipartimento Efficientamento Energetico dell'Enea, c'è stato di recente il lancio del portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, un piccolo ma significativo passo in avanti nella direzione degli obiettivi 2030-2050 sulla decarbonizzazione. Altro tema caldo, quello della transizione digitale, ancora troppo lenta e che in parte ha soffocato il più 30% di richieste di immobili nei borghi e nelle piccole città. Qui servono, come si inizia a capire, delle politiche integrate, cioè non lavorare a silos, quindi pensare all'energia da una parte, alla digitalizzazione dall'altra, ma cercare il più possibile di fare convergere queste tendenze e queste esigenze di miglioramento e di investimento. Da che faccio una cosa, secondo me una cosa non esclude l'altra, anzi nel momento in cui ristrutturo la casa dal punto di vista energetico lo posso anche fare dal punto di vista della digitalizzazione. È chiaro che deve avere delle infrastrutture abilitanti che servano le località. Nel 2021 molto appetite sono state in particolare città in grande sviluppo come Milano, più 8,8% di compravendite, e Bologna più 6,8%, entrambe in vetta anche nella richiesta di locazioni. Boom anche per l'acquisto di seconde case, con un più 52% sul 2020 e più 36% rispetto a 2 anni fa. Il mattone si conferma dunque come bene rifugio per eccellenza, un dato evidenziato dalla FIAIP, che chiede ora al governo Draghi di dare al sistema razionalità e certezze di lungo periodo. Dal consolidamento delle garanzie sui mutui, più 3% lo scorso anno, al riordino della fiscalità e rafforzamento del regime dei bonus, in particolare di uno strumento trainante qual è stato il 110%. Noi riteniamo che il superbonus oggettivamente abbia portato l'anno scorso a dei numeri così importanti, cioè ha stimolato le persone a acquistare case meno energivore, lo dicono i dati, c'è maggiore voglia appunto di case più efficientate a livello energetico e più consolidate a livello sismico. Quindi secondo noi invece il superbonus va reso strutturale e soprattutto va esteso all'intero patrimonio immobiliare, quindi non solo a una parte del residenziale, ma all'intero residenziale, a tutto l'uso diverso dall'abitativo. Vanno semplificate le procedure e soprattutto tolti tutti quei limiti e vincoli legati alla cessione del credito, questo evitando in questo modo di effettuare interventi normativi ogni 2 mesi.